Ciao ragazzi, siamo qui direttamente da Dublino con i Mama Casba, che sono Damian dalla Francia, Christophe dalla Francia e Jaime dal Paese Basco. Innanzitutto volevo dire grazie a tutti voi che ci avete invitato a questa iniziativa. Noi siamo molto orgogliosi di partecipare e siamo molto solidali alla manifestazione. E i ragazzi, quando mi hanno invitato, mi hanno detto: Fabio, mi raccomando che siamo in periodo di elezioni, quindi stai attento a quello che dici, perché sappiamo, insomma, mi riconosco in effetti che durante il periodo delle elezioni sono un po' non dico le cose in faccia come stanno, quindi per questa volta non dirò tante cose, però ne dirò una alla fine comunque. Io ho riflettuto parecchio sul significato del bisogno di cultura su cui si basa la manifestazione. Voglio dire che ho trovato, diciamo, due aspetti del significato bisogno di cultura. Uno è basato sull'arricchimento di cultura, che non voglio dire che a Pozzallo ci sono persone che hanno bisogno di più cultura, ma non c'è mai limite alla cultura, quindi è sempre buono arricchire la propria cultura, il proprio bagaglio culturale, perché sappiamo benissimo che un popolo che non ha cultura è un popolo facilmente controllabile. Quindi voglio dire, sì, bisogno di arricchimento di cultura a Pozzallo è importante, basta pensare alla mancanza di biblioteche, alla mancanza di centri policulturali. L'unico che c'è a Pozzallo è la Bottega Solidale, che sappiamo benissimo Enzo ha fatto un grandissimo lavoro, ma non è abbastanza, appunto ci vuole il bisogno l'appoggio delle istituzioni. Per esempio, può essere un'altra idea, può essere anche avere una sala prove. L'altro aspetto del bisogno di cultura è la dimostrazione di cultura. La dimostrazione di cultura è intesa come esposizione di cultura, come esecuzione della cultura. E questo mi riferisco più riguardo alle istituzioni che non hanno avuto una sincera considerazione degli artisti che ci sono a Pozzallo e diciamo, non ha contribuito a dare loro visibilità. Ma non è soltanto un discorso di artisti, è anche un discorso di cultura in generale. Per esempio, basti pensare che non si è mai fatto, per esempio, una conferenza scientifica riguardo il software libero o qualsiasi altra cosa, per esempio in collaborazione con le scuole. Quella mancanza di considerazione da parte delle istituzioni è diciamo, secondo me, è molto grave. Noi abbiamo avuto un'esperienza che è stata quella degli scaramanzie in passato, dove abbiamo avuto dell'assenza totale delle istituzioni al nostro riguardo. Noi andavamo a suonare in giro per l'Italia, però non c'era considerazione assoluta se non quella di qualche privato della zona. Però noi vogliamo dire che, insomma, è importante, la cultura è importantissima, è importante lottare per essa e non dobbiamo mai fermarci e dobbiamo sempre conquistare ciò che abbiamo nel cuore. Se qualcuno non ci ascolta, noi dobbiamo farci sentire, dobbiamo gridare più forte. Se continuano a non ascoltarci, dobbiamo gridare ancora più forte. Questo concludo dicendo che siamo in un periodo comunque di elezioni. Non voglio fare nessun tipo di campagna elettorale, non voglio fare nessun nome, però voglio dire semplicemente una cosa: votate la cultura. Adesso noi facciamo un pezzo con i Mama Casba, che è la nostra band giovane. Voglio dedicare questo pezzo a tutti voi, a tutti coloro che lottano per i propri diritti, per la cultura e per una vita migliore in generale. Thank you.
respect.